Buongiorno. Esplorazione mattutina, perché mica lo sapevamo esattamente ieri sera dov'è che ci siamo fermati. Non è una figata. Vado a capire dove che andiamo a fare il primo bagnetto della giornata. Chissà cosa c'è dietro la collina. Oh, che fatica. Ok, mi sa che bisogna camminare ancora un po' per raggiungere una spiaggetta carina. Però comunque è molto molto bello. Ragazzi, buongiorno. Siamo dalle parti di... perché non mi ricordo mai dove siamo? Vabbè, si chiama Calacomino. Calacomino, brava. Però dalle parti di... costa est della Sardegna. Stiamo andando al mare. Bagnetto. Colazione, soprattutto. Colazione e pranzo. Beh, per il pranzo ci sposteremo poi. Non facciamo troppi spoiler di cosa succederà in questo video. Siamo arrivati. Questo è il mare. Inutile che vi dica che è fichissimo, perché quello della Sardegna lo conoscete tutti. Colazione. Secondo me se incontriamo così almeno c'è l'acqua, più bello. Due pirla che si inquadrano davanti al mare mentre mangiano una brioche. Non è quello che state pensando voi, è quello che stanno pensando quelli che sono sulla spiaggia. Ah, come dite, lo state pensando anche voi? E poi abbiamo anche del tè caldo. Tè di Mariage Frère alla pera, cucinato in van e messo nella borraccia che tiene il caldo per 48 ore. Stamattina solo nozioni di cui non vi frega niente. Cosa c'è dentro la brioche? La mia c'è la crema. Questo è il biscotto che ci hanno fatto Elide e Beppe. La brioche era andata, il biscotto è indurito, confidiamo nel pranzo. Vinci la sete e riparti di slancio. A vederlo vi sembrerebbe che possa essere una bevanda rinfrescante, invece è tè a 50 gradi. Sono dovuto tornare indietro per un pezzo grande così. Solo per fargli vedere quanto è bello il mare. Ah, esatto, sì, mi serve per la GoPro, ragazzi. Mi guidi tu? Non so voi, ma noi dopo mezz'oretta, un'oretta in spiaggia... Mezz'oretta, 10 minuti, già ci siamo rotti le palle. Volevo stare un po' largo. Ho portato Franci a pranzo in un posto che si chiama Ristorantino Masiloghi. Secondo me questo è patate con formaggio. È un po' di tempo che Franci è in piena per le cozze. Tutte le volte che ci sono le cozze le prende. Devo dire, hanno proprio una bella faccia, eh. A me mi piace un sacco la zuppetta di cozze, soprattutto se è rossa. Questo è gigante. Ce le siamo spazzolate in 5 secondi. E non contenti, scarpetta. Cine. Rapida carrellata dei primi, Franci, culurgione. È il mio comfort food qui in Sardegna. Innanzitutto sono più formaggiosi perché filano, molto buoni, ma mi piacciono di più quelli della signora. Io vado con un classico spaghettino arselle bottarga. Ci sta, era esattamente quello che volevo. Approved. Sì. Alla richiesta della signora, volete frutta dolce? Io ho preso la seada, ragazzi. Sono in Sardegna e prendo la frutta, secondo voi? Seada, col miele. E voi direte, no, con lo zucchero, no, col miele con lo zucchero. No, ragazzi, ho preso col miele. Franci, volevi l'anguria? Sbam. 8 kg di anguria per Franci. Allora, già, lo sta combattendo contro i vostri milioni di consigli. Ragazzi, siete in troppi. O forse siamo noi che facciamo delle domande troppo generiche. Siamo sovrastati dai messaggi, non ci stiamo dietro. Non vi offendete se non vi leggiamo, siete in troppi. Sei proprio grassottello, eh. No, non è che sono grassottello, ragazzi, io la seada me la farei in vena. Il problema è che poi torno a Milano e non la mangio più. E quindi finché sono qua ci devo dar dentro in tutti i luoghi e in tutti i laghi. No. Rimarrei in Sardegna solo per la seada. Allora, siamo usciti dal ristorantino. Già non ho bisogno di fare un pisolo. Buonanotte. Gli sto solo dicendo, per favore, non ti addormentare sul pane carasau. Lo uso come cuscino, ci metto la testa. Ci devo mettere i piedi. Sale, che se mi viene voglia di sale, c'ho il sale. Pane carasau, secondo me, sarà difficile che possa arrivare intatto a Milano. L'unica cosa che vi vorrei far notare è la vicinanza con il ristorante, perché secondo me non è chiarissima dalla prima inquadratura. Hai detto le tue cose? Posso? Chiudi tu. Sì, lì c'è il ristorantino e qua c'è già. Vi sta comodo? 5 minuti? 5 minuti.
sei stufato di guidare? No. Se vuoi guido io. Povero, dici? Perché Gianno non mi vuole far guidare? Perché c'è il cambio manuale e ha paura che io al posto... Il cambio sarebbe automatico, però. Ah, quindi, vabbè. Già, ragazzi, per farvi capire, no? Vabbè, insomma, il cambio è diverso dal solito, ok? Io sono un'ottima guidatrice. E allora facciamo guidare anche Franci. Com'è? Sono concentrata sulla strada. Mentre siamo in mezzo al nulla, non so se tecnicamente questa è Barbagia. Gianno si lava i denti vista nulla. Finisce l'acqua, sono fottuto. Allora ragazzi, dove siamo? Siamo nel nord della Sardegna, siamo dalle parti di Oschiri più o meno, tra Sassari e Nuoro, e siamo venuti a visitare un caseificio che si chiama Cabigliare Zidda. Siamo arrivati con una mezz'oretta di anticipo, abbiamo chiesto se ci fanno entrare, ma ci hanno risposto non vi facciamo entrare perché stiamo lavorando, e quindi aspettiamo qua fuori davanti al cancello nell'attesa che ci facciano vedere la produzione di alcuni formaggi e fare anche tipo una sorta di apericena. Ci aspettiamo qualcosa di interessante come sempre per voi. Nel frattempo, come potete notare, siamo in mezzo al nulla del nulla. Devi dire qualcosa? No, niente. L'azienda è stata fondata dai miei genitori nel 1988. Ci occupiamo dell'allevamento di pecore di razza sarda, vacche di razza sardo-bruna e della coltivazione dei campi, considerando quello che poi i nostri animali andranno a consumare. Ecco, bisogna fare attenzione a non pestare le cacche. So don't you call me up, baby I can't talk. Arcobaleno, ragazzi. Nelle vacche non si ha una stagionalità nei parti, il toro è sempre nella mandria e partorisce in continuazione, cioè si riproducono in continuazione, quindi c'è sempre latte, ok? Le vacche sono di razza sardo-bruna. Questa piana è una delle aree più fertili della Sardegna, la piana di Chilivani. Dai, di Riviera! Forse è meglio se mi levo. Dai, gioca! Giannina! Dai, Daisy! Lei è muda. Le vacche in un allevamento intensivo hanno una vita media di 7 anni, 8 anni. Lei ha 17 anni. Lei, questa qua? Sì. Quindi questa è l'anziana del gruppo? Sì, la muda. Dai, che manchi solo tu? Ragazzi, questa è la situazione della pericena, chiamiamolo così, di stasera. Adesso qua faremo degustazione. Raga, più bucolico di così cosa volete? Questo è formaggio vaccino acido, che è stato lasciato acidificare sotto siero e ci serve per fare zabaneda. Allora, oggi non vi garantisco che esca zabaneda. Che è la frase che dici sempre a tutti. No, ovviamente. No, perché c'è molto freddo. No, sto scherzando. È molto suscettibile alle temperature estreme, anche alla lavorazione. Baby, I can be a lover. Raga, panedda appena fatta, calda, bomba. E ha perso tutta l'acidità che aveva prima. Non è più acida. È vero, hai ragione. Che posto è? Ma non è fichissimo? Prima si fa un giro nei campi, vi spiegano bene, vi parlano del toro Gigi, di tutto il suo harem di vacche. Poi si torna quassù, c'è la dimostrazione di come si fa il formaggio e poi c'è la degustazione. Spianata di Ozieri nota in tutta la Sardegna, a Ozieri invece si chiama panettine. Io questo pane qua lo mangiavo sempre da piccolo, con dentro la panedda, era buonissimo. Sa panedda, sì. Griviera, sì. Formaggio misto di latte vaccino e latte di pecora, formaggio semi stagionato e formaggio stagionato. Le so tutte!
Hai iniziato senza di me? No, ti ho aspettato. Brava. È la mia prima panetta della stagione. E con la torcia del cellulare si risolve qualsiasi cosa, ragazzi. Comincerò dalla mia preferita, che è la panetta. Sembra The Blair Witch Project. No, The Blair Witch Project è così. La panetta molto molto buona. Ecco quella che avevamo mangiato da Roberto Serra su Casi Zolu, che aveva i vermi. Era la panetta. Panetta coi vermi. La panetta coi vermi. Sono curiosissima di assaggiare il Griviera. Si fa solo nella zona di Oschiri. È buonissimo, è saporitissimo e anche piccantino. Vado anch'io col Griviera. È vero, è piccantino, ma è mega saporito. Che buono, questo in Sardegna non l'avevo mai mangiato. Nel frattempo sono arrivate delle ricotte, di cui non ricordo più normale, le differenze. Col peperoncino. Comincerò da quella normale. C'è Franci che sta soffrendo in silenzio. E c'è il maestrale, fa freddo. Sembra che sei sul ponte della Tirrenia. Queste sono creme di formaggio di pecorino, pecorino grattugiato, ricotta, latte. Clienti parcheggiati nel ponte G, recarsi alle autovetture. Questa invece è con il peperoncino. E lo sapevo che sarebbe stata la mia preferita. Ricotta e miele. Quella ricotta ha una resa... Buonissima, questa me la finisco tutta col cavolo che la lascio qua. È tutto molto buono, dal ponte della Tirrenia è tutto, linea allo studio.